questa proposta di legge popolare di cui si sta parlando sia in questo comune che in altri comuni è un segnale fortissimo di civiltà che arriva proprio dalla base, cioè che arriva dalle popolazioni, che arriva dai comitati, che arriva addirittura dai medici ISLE, che sono i medici che si stanno occupando di salute ambientale, in un momento particolarmente preoccupante proprio per la salute della gente. Allora, con questa legge, praticamente si dimostra che i cosiddetti rifiuti possono essere trasformati rigorosamente in risorse e quindi si trasformano in ricchezza e si trasformano in occupazione. Proprio facendo una differenziata molto seria, tra l'altro vorrei anche precisare che in Italia la Sardegna è stata definita, è stata proprio considerata fra le regioni più virtuose in materia di raccolta differenziata. Infatti è molto strano perché mentre l'Italia avviene questo e quindi ci danno una bella targa, qui in Sardegna la classe politica rema contro, quasi a non voler riconoscere questo dato reale. Perché se è vero che noi siamo così bravi a fare la differenziata, questo vuol dire che si ridurranno le discariche, si ridurranno gli inceneritori, quindi gli inceneritori esistenti, secondo le logiche comuni, dovrebbero andare progressivamente a dismettersi. Invece questo non avviene. Proprio nel mese di gennaio, questo è un dato che voglio riferirvi, con una ordinanza urgente del presidente Cappellacci, quindi l'ordinanza numero 1 del 4 gennaio 2013, per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi, Sardegna, eccetera, eccetera, il nostro bravo presidente annuncia che in tempi veloci, quindi col carattere dell'urgenza, verranno installati in Sardegna altri 3 termovalorizzatori che noi, per l'esperienza che stiamo vivendo nel nostro ambiente, noi li chiamiamo col nome giusto che è inceneritore, perché di questo si tratta. Allora, il segnale che sta arrivando oggi dal territorio è il segnale che questo sistema deve avere una fine, perché noi stiamo pagando per un problema di scelte di sviluppo che per noi non è mai stato, anche lì l'equivoco dello sviluppo. In questi 60 anni e oltre, tutti i modelli che sono stati importati in Sardegna e imposti in modo forzato hanno creato sviluppo agli altri, cioè hanno garantito dei grandi guadagni e delle grandi ricchezze totalmente strane a noi sardi. Noi ci abbiamo rimesso la salute nostra, ci hanno consumato il territorio, ci hanno fatto amare l'ambiente. È stato detto e spiegato molto bene dall'ingegnere che è intervenuto, e cioè che le risorse del pianeta non sono infinite. Le risorse del pianeta hanno un inizio nello sfruttamento e sono destinate ad essere consumate, perché con questo dato ci dobbiamo fare i conti. Qui in Sardegna, per cui anche il nostro territorio, anche il nostro ambiente, attenzione, perché noi sardi abbiamo una grande ricchezza reale, che è il territorio e l'ambiente, e che è una ricchezza delle nostre collettività. Per cui una volta che si consuma questa grande ricchezza della Sardegna, per noi è finita. E con me che ce la stanno consumando? Ce la stanno consumando con quei modelli terrificanti che si chiamano industria particolarmente aggressiva, per cui noi potremmo parlare per questo per giorni. E non voglio parlare dell'aspetto della salute, perché io sono medico come il professor Migareddo, lui è uno scienziato e quindi che si pone anche al di sopra di quelli che possono essere gli interessi di tipo politico. No, lui dice che bisogna rimettere al centro di ogni scelta la salute dell'uomo, e la salute dell'uomo non può prescindere da quella che è la salute dell'ambiente. Per cui noi abbiamo avuto per oltre 60 anni la pressione dell'industria, industrie private delle multinazionali e delle industrie di Stato,
Per cui con la Sardegna, lo Stato italiano non è stato mai generoso, perché ci ha creato povertà e oggi lo vediamo, anche la militarizzazione, per carità, troppo grande da affrontare stasera, e la chiudiamo in una parentesi, ne tratteremo un'altra occasione. E parliamo dell'industria. Anche l'industria di Stato in Sardegna è intervenuta in modo veramente feroce, senza lasciarci mai un minimo di beneficio. In cambio di 4 posti di lavoro, scusate, io so che rischio dicendo, facendo questi discorsi del pane avvelenato, però è dovere dirci la verità. Ci hanno sempre comprato con un pugno di posti di lavoro, e da noi la gente ha sempre detto, però la vita delle nostre famiglie è legata a quello, anche sbagliando. Ci hanno incanalato in questa scelta così feroce senza riuscire poi a uscirne. Potremmo parlare della Saras, che poi hanno distrutto le parti più belle della Sardegna, vabbè, tutta bella la Sardegna, però l'hanno distrutta, l'hanno inquinata, e in questa fase storica che cosa sta succedendo? Sta succedendo che siccome hanno consumato tutto quello che c'era da consumare, nonché fiumi, veramente fiumi di finanziamenti pubblici che sono arrivati qui da noi con i 2 piani di rinascita, quando si diceva bisogna far superare il sottosviluppo ai sardi, quindi mandiamo fiumi di soldi che sono serviti a ingrassare interessi che non erano nostri, perché noi oggi siamo più poveri di prima, con un territorio più ammalato di prima, quindi consumato, e con un ambiente che è veramente ad altissimo rischio. Per cui in questa fase si sta ponendo il problema necessariamente di una transizione e quindi di un passaggio da quei modelli di sviluppo a modelli di sviluppo che siano ecocompatibili, ecosostenibili, che siano in armonia con la vocazione delle nostre risorse territoriali, ambientali, culturali. Mica noi ci vogliamo chiudere nei murali, ma neanche per idea, noi ci vogliamo emancipare e vogliamo tirare e rivalutare al meglio quelle che sono le nostre risorse, perché l'unico futuro certo che noi possiamo avere è nel rilancio delle nostre economie tradizionali. E anche col problema della globalizzazione che tende a schiacciarci e a livellarci al peggio, mica la globalizzazione ci porta su, la globalizzazione ci schiaccia. E allora l'unico nostro sistema per difenderci anche da quei processi che sono particolarmente feroci con noi è tirar fuori e difenderci con le nostre peculiarità, con le nostre diversità, quindi ambientali, culturali, economici. Bisogna dare respiro e ossigeno alle nostre economie. E allora cosa bisogna fare in questo momento? In questo momento abbiamo necessità di risanare il nostro territorio. Perché se non si fanno ad esempio le bonifiche non sarà mai possibile garantire il passaggio da quei modelli di sviluppo che sono stati terribili e inclementi a modelli di sviluppo anche di tipo turistico, quello che ad esempio è avvenuto a Maddalena, che lì in nome del fatto che i militari se ne vanno, bonifichiamo e facciamo un bel giotto. Io scusate, questi G8 G non sono simpatici, comunque sono queste riunioni dei potenti del mondo che si riuniscono per decidere del destino di tutti i popoli, compreso il destino dei sardi. Però c'era la scusa che il gioco sarebbe stata una grande vetrina mondiale per mostrare le bellezze della Maddalena e quindi garantire un grosso rilancio turistico, che sarebbe stato bello. Peccato che ci abbiamo lasciato una baraonda di finanziamenti, ci hanno imbrogliato, ci hanno truffato e hanno lasciato la situazione più ammalata di prima, perché hanno fatto anche delle manovre per cui si è aggravato anche l'inquinamento in quelle zone. Per cui bisogna davvero puntare, questa è la saggezza popolare, la saggezza della nostra gente che finalmente si sta svegliando e si sta organizzando e che sta dicendo insistentemente alla classe politica che cosa deve fare, e questo è giusto. Le scelte non possono più arrivare dall'alto, poi caseoso, stramentaroso si dice nel Campidano, no? Ci fanno paura, tutte le scelte che ci hanno fatto piombare dall'alto sono state deleterie, e adesso i sardi si
stanno organizzando per dire basta, noi sappiamo che cosa vogliamo. Noi ad esempio con questa proposta di legge rifiuti zero, che addirittura crea ricchezza e crea occupazione, da noi lo dobbiamo spingere, la vogliamo e la dobbiamo imporre. È assolutamente da portare un po' ovunque, in tutti i comuni, dobbiamo avere questa certezza, perché quando pensiamo ad esempio alla differenziazione dell'alluminio, noi sappiamo bene che cosa significa e che cosa ha significato sino ad oggi la produzione e tutti quei processi chimici che hanno portato alla produzione della materia prima qui in Sardegna. Quintale di fanghi rossi, qualcuno ha anche detto, e beh, i fanghi rossi che l'ha detto che sono tossici. C'è stato anche qualcuno della 'Ndrangheta che ha dichiarato questo mentre tentava di farsi una discarica in zona. È stata bloccata per fortuna. Per cui un po' questa è la situazione. Quello che quindi quel modello di sviluppo è morto, è finito. Alcoa decise di lasciare la Sardegna circa 13 anni fa, perché è un'esperienza mia personale, che in una parte del mondo si diceva, in Sudafrica si diceva, no, Alcoa sta cercando ingegneri, geologi, eccetera, eccetera, perché questi lavoravano tra l'altro con il Plegino, no? In quelle zone, in Lesotho, e stavano tirando su la diga più alta a livello mondiale, era una diga a 3.000 metri di altitudine, dove hanno devastato un paese, un piccolo regno incastrato nelle montagne del Sudafrica, hanno distrutto tutto, hanno ammazzato tutti, perché quella diga serviva ad alimentare energeticamente Johannesburg. C'è stato uno scempio di dimensioni spaventose. In quel periodo io lì e stavano contattando gli ingegneri che lavoravano proprio per la diga, perché Alcoa li doveva mandare da altre parti in Europa, e quindi la delocalizzazione dell'industria di Alcoa in Sardegna, come l'hanno deciso adesso. Ecco perché io dico siamo ridicoli quando noi andiamo a Roma a dire scusateci, dateci ancora un po' di stipendi per 6 mesi, è finita quella storia. È finita per mille ragioni, noi dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che la storia è finita, è stata decisa a tavolino tempo fa, in modo cinico, si sono mangiati i nostri finanziamenti, hanno distrutto tutto e adesso non hanno più niente da prendere, vanno in sedi d'Europa dove sono garantiti ancora più profitti e a fare, ripetere, esattamente quello che hanno fatto qui in Sardegna. Quindi dovremmo solo chiedere, avere il coraggio come classe politica sarda, chiedere conti. Non è che uno viene qui e fa di tutto di più e poi se ne va senza pagare il conto. Questo è quello che noi dobbiamo chiedere alla classe politica sarda, in modo proprio, devo dirvi, trasversale. Però qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo avere le idee chiare su che cosa fare per passare da quel sistema economico che ha totalmente fallito a un sistema di diverso tipo, quindi insistere molto sulle bonifiche e provare dei sistemi, ad esempio anche questa legge rifiuti zero è una proposta straordinaria che ci dice che l'alluminio non è più necessario produrlo in Sardegna, arrivando alla materia prima perché poi va a calmare. Mica una volta che noi abbiamo avvelenato il nostro territorio e il nostro ambiente, pensiamo di alimentare l'industria per produrre l'oggettistica. No, pulita la materia prima se ne va e va ad arricchire altre regioni d'Italia e d'Europa sulla pelle di noi sardi. Quindi anche come si farà più la differenziata? Perché quell'alluminio, quell'alluminio pulito è materia prima, quindi una grossa risorsa che va assolutamente tenuta poi qui in Sardegna. Perché poi l'altro paradosso è che una volta che noi differenziamo bene bene i rifiuti, cosa succede? Che vanno via, ci portano via, come se noi non avessimo consapevolezza che quella è ricchezza che deve restare qui e deve essere lavorata qui, seguendo chiaramente altre catene, che siano catene ovviamente non inquinanti. Invece quello che propongono è la continuazione del vecchio modello. Quello che propongono per la Sardegna sono discariche, quegli incendi
settori di cui il nostro presidente ha parlato e ha proposto, ha garantito che con i termini di urgenza si sarebbero impiantati in Sardegna, a cosa servono? Se noi siamo bravi, ma non è che quest'uomo ha l'intenzione di importare rifiuti, non ci sorprenderebbe, visto e considerato che da noi è successo questo e di più, cioè anche trovare i camion carichi di materiale con isotopi radioattivi altamente cancerogeni e scoprirli per caso mentre entrano nell'industria per la lavorazione, scoperti per caso, ma un po' di controlli ai porti non li potremmo fare. Dobbiamo un respiro al comune. Io sono una grande sostenitrice del decentramento dei poteri regionali. I poteri della regione devono essere decentrati, restituiti ai comuni, perché i comuni, i sindaci, sono quelli che sono a stretto contatto col cittadino. Il primo gradino delle istituzioni è il comune. E invece abbiamo i poveretti. Io ho assistito anche a storie in consiglio regionale, cioè, però questi comuni spendaccioni, e con qui stendiamo un velo pietoso e grazie.